Oh, troppa luce. Dopo un'assenza di 2 anni si torna in Inghilterra a Blackpool, dove c'è il raduno di maghi più grande al mondo. E niente. Bro, ma facciamo ogni volta così, cioè tutti i giorni. E questo è la morning routine, no? Svegliamoci tutti i giorni a quest'ora. Se abbiamo più tempo per fare le nostre cosine. Raga, abbiamo beccato una casa della Madonna. Dove siamo noi? Qua, brothers. Fai vedere la sala, ma bro, ma lusso qui, eh. Bene raga, siamo arrivati a Blackpool, ci mancava. E adesso vi presento tutti i partecipanti di questa avventura, di questo reality. Ciao Vittorio, ragazzi. Astro Victor. Eccomi qua. Sono Astro Victor, sono un ingegnere aerospaziale, non bevo da circa 4 minuti e mezzo. Piti, secondo partecipante, mago Piti. Io tengo sempre gli occhiali, anche perché sennò si rompono, dopo è un problema. Ho lasciato anche... Abbiamo Jacopo Pratini, grande ritorno. Sono Jack. Dormo un sacco, infastidisco tutti, in particolar modo Jack. Qui andiamo dall'infastidito. Esatto, io sono l'infastidito da Jack. Raffaello Corti. Possiamo fare un'inquadratura buona. Anche detto faccio sta magia. Tu sei di Roma? Sì, voi? Noi no. Vi spiego l'idea di questo video. Siccome il vlog figo, lungo, tutto lo farà Jack, quindi non voglio fare un video uguale, io andrò da tutte le persone, che tutti i maghi che incontreremo a Blackpool, perché come avete capito Blackpool è una convention di magia, è una delle più grandi al mondo, la seconda più grande al mondo. Quindi voglio andare da tutti i maghi che incontro, i dealer che sono in negozi e tutto, e chiedere un gioco col cubo di Rubik. Quindi sarà una raccolta di tutti i nuovi giochi magia col cubo di Rubik, anche vecchi, insomma, quello che mi proporranno, sperando di trovare qualcuno. Vediamo. Siamo raga, siamo entrati, abbiamo preso il badge e ora si fa dei dealer. Ci siamo raga, dealers, guardate qua, 150 sono. Altro cubo individuato. C'è davvero tanta 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 roba e ho già visto un bel po' di cubi qua e là. Quindi adesso piano piano andrò da ogni singolo stand e chiederò i giochi col cubo. Quindi performance e in base a se non ce l'ho, se mi piace così, deciderò se prenderlo o meno. E alla fine vi farò vedere tutte le cose che ho preso. Ho un po' paura per il portafogli, ma è una volta l'anno e poi raga devo rimanere aggiornato e sapete che sono fissato con i cubi, quindi per forza. Andiamo. Vediamo come funziona questo che non ho mai visto. Okay. Questo carino, però no, cioè non era il cubo protagonista, era più una roba con la corda, cioè poteva essere qualunque solido, però carino. Ok. I'm going to mix this. Ok. And now one more time. Wow, bellissimo. Potrei prenderlo, adesso ci penso. Voglio vederne uno ora, che si chiama Isolated. Vediamo. Dai. Okay, we've got to read the cue. Allora, qui viene chiesto a Jack di firmare, di autografare un cubo di Rubik. Ok, ok. I want you to learn how to solve the Rubik cube. Adesso ha detto che gli spiega come risolvere il cubo di Rubik, praticamente. I can solve the cube. Dice, è risolto, no? In realtà, una faccia sola. What the rest of it doing? Yeah. Ride un po' perché ovviamente non l'ha risolto davvero. Impressed if I can solve the cube.
Adesso gli chiede in quanto rimarrebbe impressionato, cioè in quanto dovrebbe risolverlo per impressionarlo. 40, all right, we'll go for 40. Right, ready? Yes. You can't look low, so I'll go in the bag. 40 seconds, yeah? Gli dice, quanto gli ha detto? 40? Seconds. E invece ci ha messo pochissimo, però in realtà... Oh, damn. E Yak gli dice ovviamente che ci sono due cubi nel sacchetto, giustamente. Ed è vero che ci sono due cubi, ma l'altro cubo, raga, è dentro il barattolo di vetro con la firma di Yak. Non esce, però. C'è la mia firma. Raga, tra le bancarelle c'è Dynamo. È solo che è tutto incappucciato perché chiaramente non vuole farsi riconoscere. Mi dispiace, raga, fare le riprese di nascosto, anzi gli chiederò quando è più tranquillo anche una foto, perché ovviamente è un idolo incredibile. Ora non lo voglio assolutamente disturbare. Ecco qua abbiamo beccato Kev Gregson, un maestro della cubomagia e tra l'altro anche mio amico. Petey, can you name a color for me? Yeah. Chiede a Petey di scegliere un colore, chiede a me di scegliere un colore. Colore. Scegliamo giallo e verde. So yellow and green. Now in the competitions the cube has got to be mixed in over 20 moves. Lui dice che per mischiare un cubo ci vogliono 20 mosse. Solve this. This will be difficult from the top, but it's covered up, all right? And you get 10 seconds to study the cube and have a look before the timer starts. Ora vuole 10 secondi per studiare il cubo. I think I can get to yellow in about 5 seconds. Ok, farà il giallo che ha chiesto Petey in 5 secondi. Say go. And just count out one, two, or yeah, whenever you're ready. Go. Stop. What was that? Yeah. No, it's fine. Okay, that gets me to your colour yellow. Okay. Now that made me look kind of impressive, but what I was actually doing whilst I was solving to yellow, I was also tracking your colour green. Yeah. Ora vuole risolvere anche il verde. Who are thinking ahead? So I know that I can get to green in exactly 40 moves. Questo è bellissimo. Lui ha studiato il cubo e dice che sono in 14 mosse, può fare il verde. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gets me to green. Wow. Oh, thank you. Now, that's cognitive mapping. Have you heard of anything called cognitive illusion? This is when your brain tricks you, like it looks something like that. Ooh, wow. Oh, thank you. Now, I'll show you this again. I'll show you this again. Look, if I give this another mix up. I'll do it one more time, PT. Whenever you say go, I'll go. Whenever you say go. Go. Go, and it go. Looks like... Go. Che cazzo vuol dire? Qua invece praticamente ci ha fatto un gioco dove aveva il calzino uguale al cubo mischiato dallo spettatore. Non l'ho filmato, ma è stato fighissimo. Dopo Kev ci ha fatto vedere un suo classico che si chiama Cube Cards, un gioco che io facevo tantissimo anni fa, dove ha delle carte con dei cubi mischiati e li fa scegliere, ne fa scegliere una persona. In questo caso questo signore ha scelto una carta. Gli dice fammela vedere per 5 secondi e proverò a memorizzarla. Qua raga ve la lascio guardare perché è tutto comprensibile. Ok. Niente, ci memorizza il pattern. Capito? È geniale questo. Al tempo l'ho fatto tantissime volte. È un miracolo. Ok, David, can I take your card? I'm not even gonna look at this. Does that match? Wow. Yeah, perfect! Oh, brilliant. Oh, but you chose this one, David, right? Now if I take this card, if I just give it a quick little wave, can you see that it solves? And look, David, if I take this cube... E qui fighissimo che si risolve sia carta che cubo e vabbè, questo è proprio un classicone della cubomagia. Rimaniamo in tema cubi di Rubik. Adesso c'è la conferenza di Harry Herrius, che a mio parere è il cubo mago più forte al mondo attualmente. Lo conosco anche, quindi vado a vederlo per forza, vediamo le idee e poi dopo andiamo anche a salutare. Nevertheless, cube looks based on actually only one side.
Adesso sta spiegando RD Insta, uno dei suoi prodotti più famosi che io ho performato tantissime volte. È un grande raga, fortissimo. Dopo la conferenza l'abbiamo beccato e gli abbiamo chiesto di farci il suo nuovo prodotto in vendita, quindi sono stracurioso, vediamolo insieme. Could you help me? Yeah, sure. Stay stop. Stop. Here. Yeah. Do you want one more? No, okay. Okay. Take the card. Qui Facce prende una carta, l'otto di cuori. Remember it? Yeah. All right. Is it here? Okay. We'll find your card in a very special way. Okay. With this. Lui dice che troverà la carta in un modo speciale, quindi con quel cubo. No. Easy, just this. E gli chiede di mischiarlo. Yeah. Square up, you will turn the other side. Okay. Okay, now. Very good. You mix it all right? Yeah, it's okay. Now solve it. Ora gli dice di risolverlo. Ovviamente è impossibile. Make sure all the sides they're well mixed up, yes? Ogni faccia è mischiata. How long you think I can solve it? 1 hour. E gli chiede quanto tempo ci vuole risolverlo. Lui dice 2 giorni, ma adesso proverò. But 5 seconds. In 5 secondi con una mano. So it's like supersonic, alright? And one hand without looking. E senza neanche guardare. Quindi dentro il sacchetto. So, see the cube? Yes. Yes. Yeah. We are walking one along cube, the road. One hand. And within 5 seconds. 5 hours. What kind of hours? And it's done. Road. Oh wait, you pick a card. You think of a card. What is the card? 8 of hearts. 8 of hearts. Manca ancora la carta, però. Usually I do it 3 seconds. This time. 5 seconds. Because I do a little bit more. That's the heart. And that's the eight. Vabbè raga, lui è un fuori classe. Cioè è troppo figo. Ovviamente gliel'ho preso subito. Buongiorno raga, siamo in partenza. Ultimo giorno di Blackpool andato. Forse in partenza perché non troviamo un taxi. Allora raga, aggiornamento. Sembra che ci sia un minivan disponibile, però deve conferma, ci richiama fra qualche minuto. Bene raga, tra pochi minuti sapremo se torneremo in Italia. Quando arriveremo vi dirò gli aggiornamenti finali, conclusioni, e scoprirete tutti i prodotti di quelli che abbiamo visto che ho comprato. Come vedete siamo tornati in Italia, abbiamo trovato il taxi e come promesso ora vi faccio vedere cosa ho comprato alla fine di questa avventura. Anzi, vi faccio vedere le cose col cubo che ho comprato. Come si poteva già capire nel video, ho preso un nuovo gioco di Harry Harrius, che è quello che ha il cubo 7x7x7, quindi raga, questo non vedo l'ora di performarlo, solo che solo settare il tutto ci vorrà un po'. Non l'ho detto prima, ma è un'idea geniale. Tra l'altro mi mangio le mani perché tantissime volte ho pensato fare magia con dei cubi più grandi del normale, ma non ho mai trovato l'idea giusta, quindi complimenti a Harry Harrius che l'ha trovata e soprattutto è riuscita a realizzarla perfettamente. Oltre a questo ho preso il Tetra Cube, che è questo cubo, quello che nella clip lui lo mette dietro la schiena, lo mischia, bla 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 bla. Ho fatto già dei video anch'io, poi dopo lui fa la performance dove lo lancia così in aria, oddio, e si risolve, molto molto figo. Chi mi segue infatti mesi e mesi fa avrà già visto un video dove lo facevo questo gioco qui, ma era ancora rudimentale perché ero in contatto con proprio l'inventore, mi aveva dato un prototipo fatto malissimo raga, l'hanno fatto molto meglio. Oltre a Tetra Cube ho preso questo cubo qua, che in realtà si vedeva solo in background nei video, non l'ho mai fatto vedere da vicino, ed è semplicemente un oggetto impossibile perché è un cubo dentro una boccia di vetro, non è proprio una boccia ma un contenitore di vetro, che quindi è un oggetto impossibile perché com'è possibile che stia qua dentro, e in più è anche mischiato in un modo che può servire per fare una predizione impossibile col cubo, quindi molto figo, lo volevo. Pesa 200 kg. Poi ho preso 2 RD Insta, gioco che avevo già, è un gioco di Harry Harrius, famosissimo. Vi lascio una clip qui di come funziona. Costava molto poco e quindi ho deciso di prenderne 2. Al tempo io uno solo l'avevo pagato 90 sterline, questo invece 25, per farvi capire come cambiano i tempi. Poi ho preso, ho trovato questo cubo qua trasparente in uno stand. Praticamente a questo puoi togliere questi cerchietti e diventa un cubo completamente trasparente. Quindi molto figo, si può usare per certi effetti di magia. Vedrete. Poi ho preso il cubo più piccolo del mondo, che in realtà non c'è qua, però è già uscito un video sul canale. E mi hanno anche regalato un mini cubetto.
Poi sempre col cubo nello stand di Kev Gregson, oltre a questo qui, anche alcuni volumi del loro DVD dove insegnano giochi col cubo. Molti li conosco già, però in alcuni ci sono delle finezze che non avevo mai visto prima e quindi voglio vederli, sono curioso insomma. Bisogna sempre imparare cose nuove. E ultima cosa, e non so a quanti soldi siamo, ho paura a fare il conto, ho preso questo che voi non avete visto, cioè non ho registrato una performance, ma di base funziona così. Hai questo scrignetto piccolino dove dentro ci sono dei cubi, vedete, di un unico colore. E tu cosa fai? Ne fai scegliere uno, qua dentro tu hai un cubo che, non so, puoi andare a mischiare, puoi fare quello che vuoi, lo rimetti dentro la scatolotto, mettiamo caso che ne so che uno prende il cubetto verde, tu agiti così, quello che succede, aspetta vi faccio vedere bene, è che il cubo che prima era tutto colorato diventa del colore del cubetto scelto. Molto figo, molto figo. Quindi anche questo direi ottimo acquisto. Non ho preso il gioco, quello, il primo che avete visto, quindi la corda dentro il blocchetto, cioè dentro il cubo che poi in realtà è un blocchetto rigido con un foro, perché in quel caso mi sembravano soldi sprecati, cioè non è intanto un gioco nelle mie corde e in più il cubo non c'entra niente, era il pretesto per fare il gioco con la corda. Mentre queste cose qua, bene o male, so che le userò tutte al 100%, forse devo ancora trovare bene l'utilizzo di questo qua, ma mi verrà in mente qualcosa. Gli altri sono soddisfatto. Se devo votare l'originalità, probabilmente il cubo 7x7x7 è sicuramente molto innovativo. Questo qua che diventa tutto verde è ripreso da un'idea in realtà già esistente di Uzui Takamitz, per gli esperti, e gli altri sono dei classiconi. Tetra Cube è una bella rivelazione, io lo conoscevo già, come vi dicevo, perché avevo il prototipo al tempo, però effettivamente è una roba anche questa nuova, quindi sicuramente questi due sono i più originali. Detto questo, raga, l'esperienza Blackpool è finita, è andata benissimo, noi ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo visto moltissime cose nuove. Sono contento di aver trovato così tanti giochi col cubo perché non me lo aspettavo. Mi ricordo che cos'è stato 2 anni fa, noi abbiamo saltato 2 Blackpool perché c'è stato il Covid, quindi l'ultimo anno ero rimasto un po' deluso perché non c'era praticamente niente col cubo, mentre quest'anno pieno, perché ovviamente molte più persone hanno iniziato a fare magia anche col cubo di Rubik. E anche se sembra ogni volta di arrivare al limite di inventiva con questo oggetto, si riesce sempre a creare qualcosa di nuovo e questo mi fa molto piacere. Tra l'altro sto anche lavorando a una nuova cosa mia, faccio questo piccolo spoiler finale. E nulla! Io spero che questo video vi sia piaciuto, se avete domande riguardo a Blackpool, riguardo ai cubi, riguardo a qualunque cosa, potete farle nei commenti, io sapete che leggo sempre tutto e rispondo il più possibile. Io ringrazio i miei compagni di viaggio, ringrazio voi per avermi seguito in questa avventura e niente, ci vediamo con un prossimo video. Ciao raga!